Ciao a tutti, bentornati o benvenuti se siete nuovi. Io sono Dunia di Artist Divination e sono qui con dei brevissimi messaggi per la settimana che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio 2021. Dunque, qui oggi avete la possibilità di scegliere tra tre diversi messaggi. Il primo messaggio è contrassegnato da una pirite, il secondo da un'ametista e il terzo da una calcite arancione. Centratevi e radicatevi bene prima di fare la vostra scelta. Il modo più semplice per farlo è quello di chiudere gli occhi, fare dei respiri profondi, allontanare i pensieri dalla mente e poi, quando vi sentite pronti con i vostri tempi, riaprite gli occhi e scegliete il messaggio che intuitivamente richiama di più la vostra attenzione. Una volta fatta la vostra scelta, potete andare velocemente ad ascoltare, a guardare la vostra lettura utilizzando la leggenda che vi comparirà come primo mio commento sotto questo video. Aggiungo brevemente, per chi fosse interessato a prenotare un consulto con me, che i consulti sono momentaneamente sospesi. Normalmente si può prenotare un consulto con me direttamente dal mio sito www.theartistodivination.com. Quando riattiverò la pagina delle prenotazioni, lo comunicherò qui su YouTube e anche su Facebook. E questo è tutto, io vi ringrazio della vostra attenzione e spero anche che possiate passare in modo sereno gli ultimi giorni di questo 2020. Noi ci vediamo prestissimo con le previsioni del 2021, che spero di riuscire a caricare prestissimo. Buona settimana e buona lettura! Ed eccoci qui con il primo dei nostri tre messaggi, quello contrassegnato dalla pirite. Questo è il messaggio per la settimana che va dal 28 dicembre al 3 gennaio, ma è anche l'ultimo messaggio per il 2020. Dunque, qui abbiamo un 8 di coppe, un 2 di coppe e un 9 di coppe. Siamo nell'energia delle coppe, quindi è un'energia che definirei emotiva, sentimentale, anche nostalgica, ma è un'energia estremamente positiva. L'otto di coppe ci dice che lasciate andare un qualcosa questa settimana. Potrebbe essere che semplicemente lasciate andare nel modo più sereno possibile questo 2020, che è stato un anno difficile per tutti, o potrebbe essere che lasciate andare una situazione che vi ha creato dei problemi, una situazione che è stata pesante a lungo e la lasciate andare con serenità, con consapevolezza. Lasciate qui otto coppe dietro di voi e andate incontro a un arcobaleno, a delle possibilità che considerate migliori o comunque a delle speranze che in qualche modo vi permettono di andare avanti. La cosa bella è che lasciando andare queste otto coppe, andate incontro a un 2 di coppe, a un qualcosa di più vero e profondo. Allora, qui ci sono diversi messaggi. Il primo messaggio è un messaggio più generale ed è un messaggio per tutti. Chiudete il 2020, lasciate andare il 2020 e andate con questo 2 di coppe incontro a un qualcosa di più luminoso, con della speranza nel cuore, con dei desideri nel cuore. E infatti la carta finale è quella del 9 di coppe, che qui viene rappresentata con il genio della lampada. Queste carte vi dicono che effettivamente lasciate andare un qualcosa che può essere stato doloroso o faticoso, ma che in qualche modo vi ha preparati per un qualcosa che è di gran lunga migliore. Queste carte però vi dicono anche di riflettere, visto che è una settimana a cavallo tra i 2 anni, tra il 2020 e il 2021, di riflettere su quello che realmente desiderate, su quello che volete manifestare nella vostra vita nel 2021. Il 9 di coppe è la carta del desiderio per eccellenza. Questa è una carta che vi dice che qualsiasi desiderio esprimiate in questi giorni si realizzerà nel 2021 se mettete la vostra intenzione e la vostra energia in quel desiderio. Il 2 di coppe come carta centrale la vedo un po' come il punto d'incontro tra i 2 anni, tra il 2020 e il 2021. Questa è una settimana di congiunzione tra quello che lasciate andare e quello che vi proponete di ottenere nel nuovo anno.
Tra l'altro, qui c'è un secondo messaggio per alcuni di voi. Questa settimana e questo momento storico mette giù per voi le fondamenta per un qualcosa di più appagante a livello emotivo, a livello sentimentale. Lo dico soprattutto a chi lascia dietro le spalle situazioni affettive tumultuose, situazioni affettive difficili, relazioni complicate. Il 2021 diventa l'anno delle possibilità. Questo due di coppe vi dice che questo è il momento giusto per riflettere su quello che veramente desiderate per il nuovo anno. In alcuni casi, visto che questo è anche un breve messaggio settimanale, potrebbe anche essere per alcuni di voi che in questa settimana facciate pace con qualcuno o incontriate un qualcuno che non vedevate da tempo. Non deve necessariamente trattarsi di una relazione amorosa, si può semplicemente trattare di una relazione affettiva. Il due di coppe ci potrebbe dire che avviene questa settimana un incontro con una persona che non vedevate da tanto tempo e potrebbe essere un incontro del cuore, nel senso più ampio del termine. Quindi in questo messaggio per voi sento un messaggio più grande che vi dice in qualche modo di stabilire in questa settimana quello che realmente desiderate realizzare nel 2021, riflettete sui vostri intenti per il nuovo anno e poi vi dice anche che in questa settimana c'è la possibilità di riavvicinarsi a qualcuno, di rincontrare qualcuno o di riappacificarsi con qualcuno. Ora vorrei aggiungere a questo messaggio una frase o un pensiero che vi può essere utile in questo momento. Può essere un pensiero riferito al 2020 come considerazione finale del 2020 o si può trattare di un pensiero che in qualche modo vi può essere utile per il nuovo anno. Dunque, il messaggio per voi che viene da un libricino che a me sta molto caro è questo. Chi dedica tempo a migliorare se stesso non ha tempo per criticare gli altri. E questo è un messaggio di Madre Teresa di Calcutta. L'altro messaggio è: dentro di te c'è un genio che ignori. Ed è un messaggio di Harold Finch. Ora, spero che questi due messaggi possano essere delle riflessioni utili. Uno vi esorta sicuramente a lavorare su voi stessi e vi esorta ad osservare voi stessi e non gli altri. E l'altro, che si può considerare quasi un proseguimento del pensiero di Madre Teresa di Calcutta, vi dice che dentro di voi c'è un genio, c'è un talento che potete esplorare nel 2021. C'è un qualcosa di nuovo che potete scoprire e che riguarda esclusivamente voi stessi e che ha del potenziale immenso. Ed io spero che anche questi messaggi vi possano essere utili. Io chiaramente vi auguro tutto il meglio. Ci vediamo prestissimo con le previsioni per il 2021. Ed eccoci qui con il secondo dei nostri messaggi, quello contrassegnato dall'ametista. Dunque, questo messaggio copre la settimana che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio del 2021. È una settimana importante perché è a cavallo tra i due anni, quindi questo messaggio si potrebbe riferire al 2020, ma potrebbe anche dirci qualcosa di interessante per iniziare bene il nuovo anno. Dunque, le carte che sono uscite sono il Paggio di Coppe, il Cavaliere di Spade e la Sacerdotessa. E dopo aggiungerò un altro messaggio. Allora, secondo me qui ci sono due messaggi principali. Questa settimana una comunicazione sarà molto importante. Si tratta di una comunicazione o di una discussione con qualcuno che in qualche modo vi può riscattare. Il Paggio di Coppe ci dice che c'è del potenziale qui per fare pace, c'è del potenziale per fare delle scuse, se c'è il bisogno di fare delle scuse, ma c'è anche del potenziale per comunicare delle idee, degli interessi, delle passioni.
un qualcosa che magari da tempo tenete nascosto, ma che avete voglia di comunicare. Potrebbe anche essere questa settimana abbiate uno scambio profondo con qualcuno che vi permette di comunicare i vostri desideri più profondi, i desideri nascosti. Questo dialogo, questa conversazione, questa comunicazione che avrete, in qualche modo risveglia in voi un guerriero, ma è un sano guerriero, è un guerriero che ha un po' il compito di conquistare dei sogni, di conquistare dei nuovi terreni, di conquistare delle nuove speranze. Sarà un incontro, una conversazione che in qualche modo vi dà speranza per il futuro, ma vi dà anche degli obiettivi. In altri casi, il secondo messaggio ci potrebbe dire che è in arrivo un qualcosa che in qualche modo vi permette di esprimervi, vi permette di dire a qualcuno quello che avreste sempre voluto dire. Un qualcosa di tumultuoso che si trova sotto la superficie verrà a galla questa settimana. In alcuni casi si tratterà di una comunicazione che in qualche modo mette giù le fondamenta per il futuro, in altri casi si tratterà di emozioni che in qualche modo erano state bloccate, represse, che finalmente trovano l'occasione giusta per venire alla luce. Una cosa è certa, ed è una cosa molto importante, questa settimana avete la possibilità di dire in modo molto onesto e diretto quello che trattenete dentro di voi da tanto tempo. Vorrei aggiungere un altro messaggio anche per voi. Si tratta di pensieri che prenderò da un libricino che io adoro e che spero vi possano essere utili. Sarà a voi capire se questi pensieri sono delle riflessioni per il 2020 o dei pensieri per il 2021. Allora, il messaggio per voi è: in ogni attività la passione toglie gran parte della difficoltà. E questa è una frase di Erasmo da Rotterdam. L'altro pensiero è: pensare è difficile, per questo la maggior parte della gente preferisce giudicare. E questo è un pensiero di Carl Gustav Jung. Questa settimana probabilmente c'è il potenziale per tirare fuori una grande passione. E quel cavaliere di spada in qualche modo vi esortava anche a liberare un po' i vostri pensieri. Non è facile pensare, non è facile neanche comunicare i propri pensieri. Questa settimana è una settimana per riflettere e esprimere quelle riflessioni. E direi che questo è tutto, spero che anche questi messaggi vi siano utili, io vi auguro tutto il meglio, noi ci vediamo prestissimo con il video delle previsioni per il 2021. Buona settimana! Ed eccoci qui con l'ultimo dei nostri tre messaggi, quello contrassegnato dalla calcite arancione. Dunque, questo messaggio che, come vi dicevo, si trova a cavallo tra i 2 anni, quindi potrebbe essere sicuramente un messaggio per questa settimana, che va dal 28 dicembre 2020 al 3 gennaio del 2021, ma potrebbe essere anche un messaggio che si riferisce a qualcosa di importante che può riguardare la fine del 2020. Allora, le carte che sono uscite per voi sono la regina di denari, la giustizia e un asso di spade. Io vedo tanta chiarezza in questa settimana, vedo una chiarezza infinita, mi viene da dire. Questa regina di denari, che rappresenta la vostra energia e non ha importanza che siate uomini o donne, questa regina di denari ci dice che in questa settimana avrete una chiarezza rispetto a tutto quello che avete raggiunto nel 2020 e a quello che dovete raggiungere nel 2021. Questa giustizia centrale rappresenta un po' un verdetto di fine anno. È come se vi metteste nei panni di un giudice, del vostro giudice interiore, per dare un giudizio giusto su quello che è successo e su quello che avete raggiunto nel 2020. L'asso di spade ci dice che queste riflessioni sono per voi importanti, sono riflessioni che vanno fatte in un modo giusto. Quindi cercate di essere anche
magnanimi, mi viene da dire, nei vostri confronti, non inflessibili e intransigenti. È stato un anno difficile per tutti, ci sono stati grandi ostacoli da superare per tutti. Questo asso di spade vi dice che se valutate nel modo più attento, ma anche, mi verrebbe da dire, caritatevole, quello che è stato, vi mettete in una posizione anche chiara rispetto al futuro. Vi date la possibilità di acquisire degli strumenti di consapevolezza che vi possono aiutare nel nuovo anno. In altri casi, e questo potrebbe essere un messaggio riferito nello specifico a questa settimana avviene una qualche forma di giustizia. Potrebbe essere che qualcuno vi dia ragione, potrebbe essere che qualcuno consideri attentamente le vostre parole. In ogni caso, potremmo dire che il finale di questa settimana è un finale corretto. Mette in equilibrio delle dinamiche che magari sentivate discordanti da tempo. Ho un ultimo messaggio anche per voi che viene da un libricino che io adoro tanto. Si tratterà di frasi, di pensieri che potete anche decidere voi se interpretare rispetto al 2020 o rispetto a questo nuovo anno. Dunque, le frasi per voi sono: la mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere. E questa è una frase di Plutarco. E la seconda frase vi dice: il segno più evidente della saggezza è la continua allegria. È interessante perché questa prima frase, la frase di Plutarco, è una frase che io collegherei a quest'asso di spade, che rappresenta proprio l'idea, che rappresenta il pensiero geniale, il pensiero che accende. Fare ordine nella mente va bene, organizzare la mente va bene, creare giustizia in un certo senso rispetto al passato va anche bene con la mente, smaltire va anche bene, ma poi bisogna anche utilizzare la mente, ci dice quest'asso di spade, per creare delle idee nuove, per avere delle intuizioni nuove, per potersi in qualche modo accendere a un qualcosa di diverso. Questa seconda frase invece la collego di più alla giustizia e all'asso di spade insieme. Col passare del tempo, con le diverse esperienze, aumenta la saggezza e con la saggezza ci si alleggerisce anche. C'è una leggerezza di pensiero qui in quest'asso di spade. Questa giustizia potrebbe anche dirvi di valutare le cose con saggezza e con leggerezza, anche per poter entrare nell'anno nuovo in modo più leggero, in modo più sereno e in modo più allegro, perché no? E direi che questo è tutto anche per voi, spero che anche questi pensieri vi siano utili, io vi auguro tutto il meglio, ci vediamo prestissimo con il prossimo video dedicato alle previsioni del 2021.